Grazie. Grazie mille, grazie alla presentazione, grazie per avermi invitato, insomma, questa esperienza insieme. Cercherò appunto di essere il più possibile semplice e eventualmente poi mi farete delle domande. Innanzitutto cerco di presentarmi e di spiegare quali sono, insomma, i luoghi comuni un po' che accomunano la nostra professione. Sicuramente essere, diciamo, astrofisici, fare ricerca in questo campo non vuol dire indossare un camice, cioè non abbiamo un laboratorio. L'unica volta che l'ho indossato è stato quando ho fatto visita all'Astrium a Tolosa, ai laboratori dove si stava assemblando il cuore dello strumento di un satellite che adesso viaggia è 1,5 milioni di chilometri dalla Terra ormai sono 20 anni che seguo questo satellite. Io mi occupo di una parte scientifica, quindi fa capire che probabilmente sarà l'unica volta che indosserò un camice, e soprattutto non osserviamo più da Terra ormai, perché da Terra ci sono molte limitazioni dovute all'atmosfera. Ovviamente i nostri uffici non sono come l'Enterprise, l'ufficio di Star Trek, lo vorremmo ma è praticamente impossibile, sono banalissimi uffici che ci ritroviamo, cioè, insomma, come qualsiasi altro ufficio, pieno di libri, pieni di computer, più delle volte non è che lavoriamo, il 50% del nostro tempo passa a rispondere alle mail, a scrivere proposal per ricevere finanziamenti, i quali servono a fare borse di studio, a viaggiare, a fare missioni e anche a prenotare delle notti osservative secondo delle proposte scientifiche. Per esempio questo è la Silia, dove sono andato a osservare diverse volte nel deserto di Atacama. Quindi sono solo pochi siti sulla Terra che utilizziamo a Terra. Più delle volte lanciamo nello spazio i nostri strumenti di osservazione perché il posto di osservazione è migliore. Cioè esente da tutte le problematicità legate al moto della Terra, all'atmosfera terrestre, quindi questo è l'ufficio, il data center dove che raccogliamo i dati del satellite Gaia che vi ho fatto vedere prima. Bene, detto questo, iniziamo con il talk a parlare del tempo, che ben sappiamo il tempo è un concetto molto complicato, difficile da spiegare, da diversi punti di vista. Esiste un tempo biologico, un tempo mentale, un tempo filosofico, un tempo storico ed esiste anche un tempo fisico. Ora, la prima questione che ci poniamo è capire se il tempo è un concetto innato oppure è un prodotto culturale. Se pensiamo appunto ai cicli circadiani che praticamente regolano la nostra vita biologica, eccetera, il tempo è qualcosa di innato. Questo scrittore, Antoni Aveni, sostiene appunto che il tempo è nato in noi, ma la sua misura, cioè la sua esternalizzazione, diciamo così, è un tempo, è un prodotto culturale. Ecco, la sua misura, la sua esternalizzazione è il tempo fisico. Allora, per esempio, esiste una tribù Amundava dell'Amazzonia che non ha il concetto di tempo, vive senza pensare che il tempo scorra. Infatti gli antropologi, è stata scoperta nel 1986, quando gli antropologi gli chiedono cos'è il tempo, qual è la parola corrispondente nel loro linguaggio al tempo, loro di solito rispondono il sole. Però il tempo è qualitativo, non scorre in maniera quantitativa, quante piogge ci sono state, una determinata stagione, eccetera, eccetera.
Quindi esiste un tempo in cui esisto, un tempo che percepisco e un tempo che misuro, che è esterno, che è il tempo fisico. Ecco, questo vorrei che fosse ben chiaro lungo tutto questo talk, sostanzialmente. Il tempo fisico è un parametro che nelle nostre equazioni, nelle equazioni che descrivono le leggi fisiche, e quindi che è diverso dal nostro tempo biologico, dal nostro invecchiamento cellulare, ed eccetera. Una cosa importante è questo tempo fisico si misura sempre una durata, non un istante. La stessa unità di tempo, il secondo, è la definizione di una durata. Adesso non sto a dire termini tecnici, comunque l'oscillazione da due stati dell'atomo fondamentale, lo stato fondamentale dell'atomo di cesio. E da cent'anni a questa parte, come vedremo, come vi spiegherò in seguito, è anche elastico. Sicuramente anticamente, cioè quando non esistevano, non c'era la televisione, non c'erano cinema, non c'erano teatri e non c'era neanche l'inquinamento luminoso, il cielo stellato è stato un forte impatto, un forte impulso a capire per qualsiasi essere vivente sulla faccia della Terra. E quindi l'uomo ha sempre vissuto in simbiosi col cielo. È proprio l'osservazione del cielo che ha permesso le prime misure di tempo, perché c'era qualcosa che cambiava rispetto a noi, la nostra esistenza, al di fuori di noi. Quindi questa percezione, delle cose che cambiavano attorno a noi sicuramente avrà fatto nascere l'esigenza anche di quantificare, di capire quali regole sostanzialmente permeano l'universo. E di queste ne abbiamo testimonianza, iosa sulla faccia della Terra, cioè non basta solo citare Stone Age, ci sono diverse strutture, cioè qui siamo nelle isole Orcadi, Lias Amicus Zeuta Regia, quindi l'uomo ha sempre costruito, in qualche modo ha cercato di costruire dei paletti di riferimento sulla Terra che gli permettessero di misurare come quello che era al di fuori di lui cambiava. Era importante sapere quando sorgeva il Sole e come sorgeva. Per esempio le Pleiadi era una costellazione che aiutava a capire quando era il momento di mettere le navi a riposo, di seminare, eccetera. Cioè il primo orologio è stato proprio il cielo stellato, il Sole. E che questo sia vero è vero che l'uomo per secoli ha osservato in maniera precisa e costante il cielo. Lo sappiamo perché abbiamo la prima rappresentazione del cielo, che è questo il disco di Nebra, che si trova in Germania, circa 2000 anni avanti Cristo, e anche perché il primo astronomo che è conosciuto, il Parco di Nicea, l'astronomo che ha fatto il primo catalogo di stelle, di circa 1000 stelle, ha ereditato le informazioni degli astronomi precedenti. Tant'è che lui già nel 150 avanti Cristo aveva capito la precessione degli equinozi, cioè il fatto che l'asse terrestre non ruota esattamente, è come se la Terra ruota come se fosse una trottola, quindi l'asse terrestre fa una ruota, compie un cono ogni 26.000 anni. Quindi per stabilire questo sicuramente avrà avuto molti dati su cui confrontarsi. Quindi tutte queste misure, questi processi ovviamente hanno portato anche a differenziare differenziare il significato di tempo, per cui c'è un tempo ciclico che poi è stato ripreso da Nietzsche per iniziare a spiegare la relatività, le prime idee sulla relatività generale, il tempo lineare, che è il tempo appunto che si misura, il tempo eterno che sovrasta il tempo lineare e il tempo ciclico, e ovviamente anche un tempo sacro, perché serviva, era un esercizio di potere, serviva a controllare la società. Quindi nel momento in cui si è introdotto anche una misura del tempo è perché anche le società si sono organizzate in maniera differente, quindi la misura del tempo è servita anche, cioè la stesura dei calendari, eccetera, è servita anche a controllare le società, affinché le società fossero organizzate meglio. Ora, tutt'oggi è estremamente importante capire come scorre il tempo, cioè come noi ci muoviamo rispetto all'universo. Come una volta, cioè come si è studiato, cioè il giorno era legato alla rotazione terrestre o la rotazione rispetto alle stelle, una stella fissa, e poi si è passato a descrivere il giorno come la rotazione della Terra, l'anno tropico rispetto al Sole, eccetera. Anche oggigiorno noi astronomi abbiamo bisogno di capire esattamente, cioè
come noi ci poniamo rispetto all'universo, e quindi misurare le varie posizioni vuol dire misurare anche il tempo, questo sarà chiaro fra un po'. E quello che osserviamo è che come se noi fossimo partecipi di un'immensa danza cosmica, cioè sappiamo che la Terra gira intorno al Sole, il Sistema Solare gira intorno, purtroppo non si vede molto bene, mi spiace, il Sistema Solare gira intorno al centro galattico, il centro galattico fa parte della nostra, la Via Lattea, che è larga un diametro di 100.000 anni luce, e un anno luce sono circa 10.000 miliardi di chilometri. Anche la nostra Via Lattea appartiene al gruppo locale, il quale si muove verso il superammasso della Vergine, il quale si muove nel superammasso locale. È come se ci fosse un unico attrattore in tutto l'universo. Questo non lo vedete, l'universo osservabile su larga scala. Pensate che ci sono 100 miliardi di galassie, più o meno, e ciascuna contenente 100-200 miliardi di stelle come il nostro Sole, e questo su larga scala si distribuisce in maniera omogenea e isotropa. Pur essendoci molto vuoto tra noi e le stelle vicine al Sistema Solare, però c'è molta massa che si muove. Questo è estremamente importante, e lo capirete anche in seguito, capire tutto questo, semplicemente perché per muoversi nello spazio e anche nel tempo, in un'ipotetica macchina del tempo, è estremamente importante avere dei cataloghi astronomici accurati, perché io sono nello spazio, sono immersa nel vuoto, non ho sistemi di riferimento. E attualmente i sistemi di riferimento per noi sono le galassie più lontane, dette quasar, che essendo così lontane praticamente hanno un moto proprio nullo e sono come dei paletti ai confini dell'universo, e anche i satelliti che mandiamo in orbita orientano i loro giroscopi rispetto a queste stelle fisse, in maniera tale da ogni piccolo movimento è molto importante, perché nello spazio non è che abbiamo rifornimento di combustibile, quindi anche un movimento sbagliato è estremamente pericoloso, perché ti fa cambiare completamente rotta, e quindi in futuro tutto ciò sarà estremamente importante conoscerlo molto bene. Ma il motore principale di tutta questa danza cosmica, di questo meccanismo, è proprio la gravità. Ecco, qui spenderò alcune parole sulla gravità, perché se no non riusciremo a capire perché il tempo elastico. La gravità è un legame vicino e lontano. Vicino perché c'è il Sole, sappiamo che la Terra gira intorno al Sole. E la luce del Sole ci mette 8 minuti a raggiungere la Terra. Cosa vuol dire? Ma anche l'informazione gravitazionale che lega la Terra al Sole ci mette 8 minuti. Vuol dire che se per caso io togliessi il Sole, la Terra percorrerebbe la sua orbita ellittica per 8 minuti e poi andrebbe per moto rettilineo uniforme, direi. Ma la gravità è responsabile anche, come ho detto prima, delle strutture dell'universo su larga scala. Questa immagine è sostanzialmente l'immagine dell'universo a 1 milione di parsec. Un parsec è 3,26 anni luce, ricordo che l'anno luce è di circa 10.000 miliardi di chilometri. E la materia su grande scala si addensa e si distribuisce lungo dei filamenti, e in mezzo c'è vuoto. Questo è abbastanza inquietante, però è indagine di ricerca. Quindi c'è questa struttura un po' filamentosa che si distribuisce ovunque, questo è responsabile della gravità. La gravità infatti spiega il nostro universo per un range di 60 ordini di grandezza, che va dal cosiddetto Big Bang, cioè l'inizio dell'universo, però non proprio, la spiega bene a questa distanza qui, la distanza di Planck, che è un miliardesimo di trilionesimo di centimetro, fino all'universo osservabile, che sono circa 100 miliardi di anni luce. E la gravità è a origine di tutto quello che noi osserviamo, dalle stelle all'esplosione, eccetera. Adesso non c'è tempo, non perdo. Comunque, quindi tutto, noi conosciamo bene la fisica, riesce a spiegare l'universo da appunto 100 miliardi di anni luce a 1 milionesimo di secondo. Da 1 milionesimo di secondo al tempo di Planck ci sono delle ipotesi che si studiano. Nel tempo di Planck, cioè dal tempo che ci mette la luce a percorrere l'istante iniziale fino alla distanza di Planck, è tutto un'incognita, è lì dove c'è adesso il grosso lavoro dei fisici teorici. Quindi la gravità obbliga l'universo ad evolvere, e questo lo vediamo in tanti modi, non solo l'universo stesso,
ma l'evoluzione, per esempio, le stelle si formano perché una nube di gas collassa dovuto alla gravità. Le stelle evolvono perché la gravità tende a far collassare l'oggetto, la pressione di radiazione tende a farlo espandere, ma la gravità la vince sempre, fa sempre volo. Quindi la stella subisce tante modifiche, da sempre il nostro Sole, poi dipende sempre dalla massa iniziale che abbiamo di una stella. Il Sole diventerà una nana bianca, il nostro Sole, perché è una massa, cioè, tranquilla, non è una massa, diciamo, decisivamente grande. Però ci sono oggetti che inizialmente hanno masse molto maggiori di quelle del Sole e quindi possono evolvere in pulsar, questi oggetti che sono come dei fari cosmici, girano con l'ordine del milionesimo di secondo attorno a se stessi, e oppure delle stelle di neutroni, eccetera, di cui ne parlerò anche in seguito. Comunque costringe e crea sistemi binari, e questi sistemi binari tra di loro interagiscono e per la gravità si strappano anche materia. Questo succede anche nelle galassie, questo fenomeno viene chiamato cannibalismo di galassie, perché per la gravità tendono a scontrarsi fino ad assemblarsi in un'unica galassia, fino agli estremi di avere anche il cosiddetto buco nero. Oggi non sappiamo esattamente cosa sia un buco nero, nessuno l'ha mai osservato direttamente, però tuttavia sappiamo che esiste perché osserviamo il comportamento delle stelle attorno al buco nero. Cioè, hanno praticamente dei moti strani associabili solo alla presenza di un forte campo gravitazionale che è lì vicino, che gli strappa la materia. Ora, detto questo, cerchiamo di capire a questo punto, vi introduco un concetto che probabilmente già, di cui avete già sentito parlare, ma volevo un attimo chiarirlo, proprio in virtù del fatto che poi parleremo di viaggi del tempo. L'universo quindi evolve, sappiamo che c'è, ammettere che c'è stato un istante iniziale, cioè il cosiddetto Big Bang, vuol dire che in qualche modo l'universo poi evolve verso uno stato finale. Quindi il concetto di evoluzione è legato anche al concetto di entropia, okay? Che in qualche povere parole è la misura della nostra perdita di informazione quando passiamo da uno stato ad un altro. Per le leggi fisiche l'entropia tende al massimo disordine, cioè l'equilibrio sarebbe il massimo disordine, che vuol dire che se ho una scatola contenente delle particelle di gas, apro questa scatola, per l'equilibrio queste particelle di gas tenderanno a distribuirsi, cioè creare il disordine intorno in tutto l'ambiente circostante. Ora, la gravità fa esattamente il contrario, cioè da una nube di gas a diverse particelle tende ad assemblarle. Cioè, quindi la gravità tende a uno stato che è ben di basso equilibrio, quindi di bassa entropia. Cioè, scusate, di bassa entropia. Il concetto di entropia è dovuto al genio di Boltzmann, che purtroppo a suo tempo non era stato molto ben compreso, tant'è che si è suicidato perché per una serie di... però è stato fondamentale per l'evoluzione della fisica moderna, appunto nel XX secolo. Ora, se ammettiamo che l'universo evolve, dobbiamo anche ammettere che in qualche modo ciò che osserviamo dell'universo appartiene al passato. Perché? Questo scienziato Hubble, intorno al 1920, ha osservato che le galassie recedono da noi, si allontanano da noi, cioè in maniera proporzionale, la velocità è proporzionale alla distanza da noi. Immaginate di avere un palloncino su cui disegnate tanti puntini e ciascun puntino corrisponde a una galassia. Pensate di gonfiarlo. Mentre lo gonfiate, i puntini mantengono sempre la stessa proporzione tra di loro in termini di distanza. Quindi questo vuol dire che espandendosi l'universo crea lo spazio. Ecco, Hubble aveva osservato questo, aveva messo in crisi molto Einstein, che credeva in un universo invece statico, voleva un universo statico che non si creasse dal nulla sostanzialmente, che fosse stato sempre lì. Però, eppure queste sono le osservazioni che abbiamo. Infatti questo, per esempio questo campo qui è un campo di Hubble, che corrisponde al quadratino lì in basso alla Luna, vi mostra le galassie distanti, che sono circa... appunto in profondità dell'universo, miliardi di anni luce, e vi fa capire sostanzialmente che ogni volta, quindi gli astronomi sono come gli archeologi,
Nel senso che guardare nelle profondità dello spazio vuol dire guardare nelle profondità del tempo, perché la luce che ci arriva dalle stelle, pur essendo una velocità quasi invalicabile, cioè grandissima, tuttavia impiega del tempo ad arrivare fino a noi. Quindi il tempo e lo spazio sono comunque concetti intimamente connessi, non ne possiamo fare a meno. Questo appunto lo osserviamo tramite il banale effetto Doppler, come l'effetto della sirena, dell'ambulanza, che se si avvicina la sentiamo di più, se si allontana la sentiamo di meno. Questo noi lo studiamo osservando la luce che ci arriva dalle stelle e vediamo se è spostata rispetto a uno spettro di riferimento in laboratorio verso il blu o verso il rosso, per capire se si sta avvicinando o si sta allontanando. Ed è chiaro che se noi mettiamo posizione e velocità insieme, meglio di tutti gli oggetti celesti che osserviamo, riusciamo a capire anche meglio la struttura dell'universo in cui siamo immersi. Questo è tanto vero per la nostra galassia, perché noi ci siamo dentro e non riusciamo a capire come è fatta. E quindi capire la galassia è il prodotto cosmologico più vicino a noi per fare questa operazione sostanzialmente di scavare nel passato, nel capire come si è formato l'universo, eccetera. Ora, cosa ha a che fare tutto questo con il tempo sistemato, diciamo l'evoluzione dell'universo, cosa ha a che fare tutto questo con l'ipotesi di un viaggio nel tempo? Allora, immaginiamo di avere una rete elastica, ma in questo momento piatta, riusciamo a tirare. È come sostanzialmente avere una griglia di coordinate cartesiane, penso che tutti voi vi ricordate, avete studiato alle medie almeno le coordinate cartesiane. Questo viene chiamato, permettetevi di dire, spazio piatto. È il mondo della relatività speciale, cioè dove vive la famosa legge di Einstein E uguale mc quadro, è il mondo delle particelle. Immaginiamo adesso, in questa rete elastica, di porre una massa. Che fa? Si piega. Immaginiamo di porne tante, si piega più punti. Questo è lo spazio-tempo curvo, la relatività generale di Einstein. Il momento in cui in uno spazio piatto ci aggiungo delle masse. Ecco, mi sono permessa di scrivere l'unica equazione, che è l'equazione di campo di Einstein, che la trovo, per me è personalmente un'equazione bellissima, è come una poesia. Non so, forse voi non sarete dello stesso parere, però mi sono venuti i brividi la prima volta che l'ho studiata, cioè l'ho letta, wow! Questa è l'equazione che spiega come funziona il nostro universo. Allora, da una parte abbiamo la geometria, adesso ve la spiego, dall'altra parte l'energia, le masse. Qual è stata la profonda intuizione di Einstein? Einstein ha detto, ok, l'energia si manifesta in mille forme, in energia chimica, in energia potenziale, energia del sole, energia nucleare, in qualsiasi forma. Ed è una caratteristica universale di tutti i corpi. La gravità è una caratteristica universale di tutti i corpi, nessun corpo può sottrarsi. Quindi esiste un profondo legame tra energia e gravità. Ecco, e lui l'ha tradotto nell'equazione. Ovviamente prima di tradurla in questa equazione ha dovuto lavorare con molti matematici, perché lui aveva delle profonde intuizioni ma non era un grande matematico, e sostanzialmente il risultato è che viviamo in uno spazio a quattro dimensioni, tre spaziali e uno a tempo, e che sono intrinsecamente connessi. Cioè lo spazio può essere tempo e il tempo può essere spazio, sono omogenei. Che per dire in modo più semplice, come questo scienziato Wheeler, la massa dice allo spazio-tempo come curvarsi e lo spazio-tempo dice alla massa come muoversi. Cioè la massa piega lo spazio-tempo, ma una volta che l'ha piegata, qualsiasi oggetto è costretto a seguire la geometria che c'è, insomma. Ecco, la geometria è la soluzione dell'equazione di campo di Einstein, cioè la geometria intesa come logica che stabilisce, che sottintende la relazione tra le cose. La geometria sarebbe la soluzione dell'equazione di campo di Einstein, che è difficilissima da trovare, ci sono solo pochi casi che si conoscono che risolvono in maniera analitica questa equazione. Ovviamente non solo la massa, una qualsiasi massa piega lo spazio-tempo, ma anche se ruota storce lo spazio-tempo. Immaginate che ruota, oppure anche quando la Terra ruota attorno al Sole, comunque produce una variazione della geometria. Molto piccola, ma lo produce. Ora, oggigiorno i fisici hanno un grosso problema, perché a quanto pare questa famosa equazione, per quanto bella che sia, non funziona perfettamente. Ci manca un termine, e il termine viene detto costante cosmologica,
ed era quello che Einstein ha definito il suo più grande errore della sua vita, ma in realtà lui aveva, perché lui voleva a tutti i costi un universo statico, stazionario, e quindi aveva introdotto questo termine nelle sue equazioni. Tuttavia questo termine lui aveva sbagliato perché l'aveva messo dalla parte della geometria, oggi i fisici lo mettono dalla parte delle sorgenti e quindi vanno in cerca di questo campo particolare dinamico che possa spiegare alcuni problemi che abbiamo con le osservazioni, per esempio quello più immediato, che noi siamo banalmente il 5% della massa di tutto l'universo. Tutto il resto è mancante. Cioè, il 25% dovrebbe essere questa materia oscura, il restante 75% questa energia oscura che si tende ad associarla con la costante cosmologica. Ora, questo richiederebbe tutto un altro talk, quindi lasciamo stare, volevo solo dirvi che questo è un problema. Questo ci fa capire semplicemente che il tempo di nuovo, non così banalmente definibile, probabilmente il tempo è qualcosa, un'entità fondamentale come tante altre che entra negli ingredienti che poi hanno formato sostanzialmente l'universo. Ora, per recuperare, vi accenno solo a questo, l'idea di nuovo di tempo ciclico, tempo eterno, eccetera, ovviamente non tutti gli scienziati sono d'accordo con il fatto che il tempo possa essere, che l'equazione di Einstein debba essere modificata per tener conto di queste componenti oscure. Per esempio questo è Sir Roger Penrose, un famoso matematico inglese molto, molto noto, molto conosciuto, ha un fratello anche che ha un premio Nobel. Lui, la sua ipotesi è che la geometria in qualche modo, perché il problema fondamentale è come trattare un istante iniziale che per la fisica ha valori che sono infinitamente grandi e non possono essere accettati. E allora lui sostanzialmente dice che l'universo si evolve secondo eoni, quindi recupera lo stato stazionario sostanzialmente, cioè il nostro futuro è un Big Bang di un prossimo universo. Sostanzialmente è come se immaginiamo la figura di Escher che abbiamo qui, questi diavoletti, vuol dire praticamente la geometria è conforme, nel senso che la distanza tra questi diavoletti al centro è uguale a quella che si ha ai bordi, solo che la nostra percezione ai bordi di questi diavoletti è come se andassero all'infinito, come se si perdessero, non avessero confini. In realtà, in qualche modo, nel suo modello, lui allarga la singolarità iniziale, restringe la singolarità finale, e sostanzialmente avremo questo rimbalzo di eoni di eoni, e l'universo nel suo insieme sarebbe statico e stazionario. Quindi una successione di tempi lineari in un tempo ciclico, e quindi in una sorta di eternità. Queste sorte di clessidre, fra breve vi spiegherò cosa sono, comunque rappresentano la luce. In termini, diciamo, grafici. Allora, quindi dobbiamo pensare che c'è quindi una connessione tra il tempo e la geometria. Nel mondo fisico la coordinata tempo va considerata alla stregua delle coordinate spaziali, questo ve l'ho detto prima, quindi lo ripeto. A differenza delle coordinate spaziali, nei processi fisici il tempo scorre sempre in un'unica direzione, che noi per convenzione, decidiamo essere crescente. Allora, affinché si possa avere un viaggio nel tempo, dobbiamo disporre di due osservatori nello spazio-tempo. Un osservatore viaggia nel tempo rispetto a un altro osservatore quando il primo, a partire da un dato istante iniziale, viene a trovarsi nel futuro o nel passato di un altro osservatore. Per far questo, però, occorre che il tempo scorra con ritmi diversi tra i due osservatori, cioè il ticchettio degli orologi scorre in modo diverso, e questo è legato alla geometria del campo. Ora, sappiamo che la velocità della luce è questo limite, è un postulato che ha permesso ad Einstein di scrivere relatività speciale. Non è detto che sia la velocità insuperabile, però è un postulato che però è anche intimamente connesso con un altro principio della fisica estremamente importante che vedremo in seguito. Questa sorta di clessidra è quella che noi chiamiamo il cono luce. Allora, gli assi di questo cono luce sono sostanzialmente l'equazione che lo spazio è uguale a c, la velocità della luce, per il tempo, cioè le equazioni della luce. Se lo spazio fosse maggiore di c per il tempo, noi saremmo fuori del cono luce e vengono detti eventi di tipo spazio, che non ci appartengono, non siamo noi.
Se lo spazio è minore di C per il tempo, vuol dire che sono eventi di tipo tempo e siamo noi. Quindi noi viaggiamo dentro il cono luce. Siamo condizionati, cioè a partire da un presente, ora, è il vertice di un cono luce, e considerando tutta la successione di eventi che viene detta linea universo, a partire noi stabiliamo tutto ciò che è sotto il nostro ora e il nostro passato, tutto ciò che è sopra è il nostro futuro. Comunichiamo con altri osservatori nello spazio-tempo mandando segnali, quindi che viaggiano sicuramente lungo queste linee qui. Quindi un osservatore futuro viaggia. Quindi un evento che è accaduto fuori dalla nostra luce passata, noi non lo vedremo finché non raggiunge il nostro cono luce, la nostra porzione futura mentre noi viaggiamo. Ecco, spero che questo sia un po' in termini. Se spiegarvi questo non potrei spiegarvi perché appunto è possibile viaggiare nel tempo. Sì, è possibile viaggiare nel tempo. Allora, nel futuro questo è sicuramente vero e l'abbiamo già verificato, sperimentato. Ci sono delle particelle che arrivano in atmosfera, i muoni, che sono una sorta di elettroni pesanti, i quali in realtà dovrebbero vivere un tempo, una vita media piccolissima, ma in realtà vivono molto di più. Perché? Perché loro viaggiano quasi alla velocità della luce e quindi quando due osservatori, di cui uno che hanno una differenza di velocità, viaggia a velocità quasi quella della luce, questo è un fenomeno della relatività speciale che viene chiamato dilatazione temporale, allora succede che l'osservatore che viaggia più veloce dell'altro, che rimane fermo, sperimenta un viaggio nel futuro. Questo è stato, da Einstein era stato definito paradosso dei gemelli, ma in realtà paradosso non lo è. Paradosso perché? Perché se sono due gemelli, un gemello rimane sulla Terra, l'altro prende l'astronave e parte, poi si fa un giro nello spazio, viaggia più o meno a velocità, magari allo 0,99 la velocità della luce, e arriva poi intorno sulla Terra, scoprirà che lui è ringiovanito. Se si viaggia, per esempio, se non sbaglio, da 99,99% della luce, si recuperano 224 anni, una cosa di questo genere. Quindi torna sulla Terra e trova il fratello che sulla Terra è invecchiato e lui è giovane. Questo è vero, è possibile, perché l'attività generale, anche gli astronauti quando vanno per un altro effetto, comunque anche loro per piccolissimi miliardesimi di secondo sono più giovani rispetto a noi. Ora, e il problema nasce quando dobbiamo viaggiare nel passato. Anche nel passato in teoria è possibile viaggiare, purché ci siano deformazioni della geometria molto grandi. La gravità rallenta il tempo. È come dire che i nostri piedi sono più giovani della nostra testa. Perché, o meno che, come dice il mio collega dell'Università di Torino, Lorenzo Fatibene, a meno che voi decidete di passare tutto il giorno stesi a letto, ovviamente, però in realtà è questo il concetto. Quindi la gravità rallenta il tempo, anche questo è stato sperimentato, sono stati mandati orologi a 10.000 km dalla Terra, quindi ovviamente insomma, il loro ticchettio scorreva, appunto quelli sulla Terra rallentavano, loro no. Anche ci sono correzioni del GPS, quello che usiamo tutti i giorni, dell'ordine del microarcosecondo. Se non si facessero queste, cioè del milionesimo di secondo, se non si facessero queste correzioni, noi avremmo un errore di 10 km ogni giorno. Pensate quanto è importante cioè tenere conto degli effetti di relatività, anche se così piccoli. Ora, cosa succede? Succede, dov'è che abbiamo i campi gravitazionali così forti da poter in qualche modo sperimentare un viaggio nel passato? Non sicuramente, sì, sicuramente vicino al Sole, perché il Sole genera un campo gravitazionale modesto. Se volessimo fuggire dal Sole, dai campi gravitazionali del Sole, dovremmo avere una velocità di fuga di 624 km al secondo. Ovviamente se siamo in presenza di una stella di neutroni, che sono delle stelle di densità talmente tale come avere una portaerei in un granello di sabbia, quindi qualcosa che sono stelle di raggio di 10 km, cioè hanno dei forti campi gravitazionali, la velocità di fuga è 163.000 km al secondo. Però questo non basterebbe forse neanche ancora, quindi dovremmo essere alle vicinanze di un buco nero, al quale neanche la luce può sfuggire una volta che è entrata dentro.
E quindi dovremmo trovarci dei buchi neri. Esistono delle particolari soluzioni dell'equazione di campo di Einstein, che sono buchi neri rotanti, che generano degli orizzonti degli eventi che sono in qualche modo attraversabili. E in quell'attraversamento si possono generare delle macchine del tempo. Quindi succede sostanzialmente che quando trovo un forte campo di curvatura, il mio futuro potrebbe, se rovescio questo cono, finisce nel passato di un altro osservatore. Però tenete bene a mente una cosa, non è in senso assoluto, è sempre relativo tra due osservatori. Allora, ma voi mi starete chiedendo, ma allora sì, bello, applico, mi metto sulla mia nave spaziale, prendo un buon catalogo astronomico, conosco come è fatto l'universo, inizio a muovere, vado a trovarmi il mio buco nero perché possa far invertire il mio cono luce rispetto a quello di un osservatore lontano. Ecco, le cose non sono così semplici, non è il problema, non è tanto perché non abbiamo a disposizione una cabina del dottor Wu, ma semplicemente perché quando generano queste linee temporali chiuse si generano anche dei paradossi logici, e in particolare i paradossi legati alla preservazione del principio di causalità, cioè banalmente, se c'è una causa segue un effetto. Se tornando nel passato dovessi incontrare mio nonno, non posso ucciderlo, perché questo impedirebbe a me stesso di esistere. Oppure come in Back to the Future, non posso impedire a mia madre di sposarsi mio padre, sostanzialmente perché non mi genererebbe. Quindi questo ha creato una serie di problemi per cui preventivamente si è pensato, soprattutto da parte di Hawking, che i viaggi nel tempo non erano assolutamente possibili. In realtà si può preservare la causalità, che è un principio fisico importante, ma violando la cronologia. E sostanzialmente la posso violare solo se percorro quelle linee di tempo chiuse che sono autocompatibili. E questo è un lavoro chiamato principio di autoconsistenza fatto lo scienziato Igor Novikov. Quindi in qualche modo è come se la natura installasse un meccanismo particolare per nel momento in cui io voglio uccidere mio nonno, qualcosa accade che me lo impedisce, sostanzialmente. Punto. Questo è viaggi nel passato. Altra? Grazie, non c'è più. Ecco, l'altro problema principale, che è vero che noi siamo vicino a un buco nero, cioè, ma il buco nero è un oggetto altamente intrattabile. Noi non sappiamo esattamente cosa sia un buco nero, cioè ci avviciniamo. In gergo viene detto una singolarità. Una singolarità perché presenta dei valori infiniti di temperatura, di energia, eccetera, che a noi non ci piace avere perché vogliamo qualcosa che sia misurabile. E allora, e questo è un problema matematico, potrebbe essere un problema matematico, cioè che noi non sappiamo trattare questi buchi neri dal punto di vista matematico, dobbiamo acquisire una conoscenza matematica opportuna per poterli trattare. Ma sostanzialmente, quindi avvicinarsi, trattare questi oggetti, capire dove sono, è molto complicato ed è oggetto di studio approfondito. In più, alle scale di Planck, quelle che vi ho detto del 10 alla meno 33 centimetri, questa cosa mostruosa, piccolissima, che poi dovrebbe essere una singolarità perché il buco nero ovviamente stringendosi si riduce a qualcosa delle dimensioni di Planck ovviamente. Quelle dimensioni lì, la geometria è una distribuzione di questi cosiddetti cunicoli, cioè una fluttuazione quantistica del vuoto sostanzialmente, cioè il vuoto non è così vuoto, ci sono delle particelle che si creano e si annicano, particelle e antiparticelle continuamente, insomma, no, non è così banale. Quindi lì potrebbe esserci questi cunicoli, detti wormhole microscopici, che potrebbero permettere il viaggio nel tempo. Quindi, supponendo per esempio di poter maneggiare l'energia dei campi gravitazionali, che è una cosa difficilissima perché l'energia del campo gravitazionale, sono stata appena a un meeting a Berlino per il 100 anni dell'attività e si discuteva ancora di questo, e sono difficili da localizzare, non è che si possono localizzare e maneggiare come si vogliono. Quindi avere un wormhole, il cosiddetto cunicolo di Tarlo, è estremamente importante perché quello ti permette di maneggiare il campo gravitazionale locale. Allora io supponiamo per esempio che l'universo formandosi abbia lasciato questi microscopici wormhole come residui fossili da qualche parte. Supponiamo che noi ne troviamo uno nelle nostre vicinanze, un po' come è successo nel film Interstellar, diciamo.
e dobbiamo in qualche modo manipolarlo per allargarlo, e nel momento in cui lo allarghiamo, questi cunicoli wormhole hanno la proprietà di poter collegare parti dello stesso universo o universi diversi. Perché? Perché immaginate lo spazio-tempo piatto, se io lo piego, il foglio, nel momento in cui passo da un punto a un altro, potrei scegliere il percorso rosso, che è quello standard, quello più lungo, oppure il percorso verde, che mi accorcia brevemente il mio viaggio. Ecco, ed è un viaggio nello spazio-tempo. Non è che se io mi muovo nello spazio, o nel tempo, finisco in punti diversi dello spazio, no, è un viaggio nello spazio-tempo. Noi siamo eventi spazio-temporali. Quindi immaginiamo che per caso ci sia un residuo fossile, che in qualche modo riusciamo, che l'evoluzione dell'universo ci ha lasciato da qualche parte, riusciamo ad attivare un wormhole. Ecco, è possibile costruire in questo senso una macchina del tempo? Ok, allora ipotizziamo che possiamo farlo. Ci vorrebbero quattro cose principali: un collisore, un dispositivo di implosione, un dilatatore e un differenziatore. Il collisore funziona sostanzialmente come un acceleratore di particelle. L'obiettivo è quello di creare sostanzialmente una bolla di energia. Però ovviamente questi abbiamo sempre a che fare con entità microscopiche, per cui vale il principio di indeterminazione di Heisenberg. In poche parole dice che se misuro bene l'energia ho un'ampia incertezza sull'intervallo di tempo in cui produco questa energia, viceversa. Quindi se creo sostanzialmente una bolla di una certa energia, devo rilasciarla in un tempo brevissimo, per il principio di indeterminazione di Heisenberg. Però io voglio che rimanga, perché sennò non riesco ad aprire il mio varco, a maneggiare i campi gravitazionali. Quindi, quello che puoi andare avanti. Quindi, però supponiamo di esserci riusciti a creare questa bolla di energia. A un certo punto bisogna farla implodere per aprire questo varco, sostanzialmente. E questo è un po' come quello che c'era nella macchina, la DeLorean, il collisore, il fascio, per cercare di implodere. E quindi devo concentrare l'energia verso il bersaglio, e come avere... oppure è come avere tante bombe nucleari messe in maniera sferica, in maniera tale da far incentrare, appunto, creare energia. Si crea quindi questa sfera con densità di carica comunque immensa, quasi improponibile. E allora cosa possiamo dare? In alternativa possiamo utilizzare un acceleratore, ma dovrebbe essere grande quanto il sistema solare, oppure dovremo cercare quelle famose alternative alle equazioni di Einstein che mi consentono a scale al di sopra di quella della scala di Planck di creare dei wormhole. E una volta creato il cunicolo dobbiamo essere in grado di dilatarlo. Questo è difficile farlo per una serie, perché queste soluzioni dell'equazione di campo di Einstein, i wormhole, sono in realtà delle soluzioni non fisiche, cioè risolvono l'equazione di campo di Einstein in maniera inversa. Io stabilisco qual è la mia rete elastica, qual è il mio spazio-tempo in cui voglio vivere, e poi mi trovo lo spazio-tempo. In realtà è il contrario un po'. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che sono soluzioni poco stabili, che necessitano di quantità non fisiche, cioè che noi sperimentiamo, come l'antigravità, oppure la creazione di energia, cioè del vuoto, che esiste, che è quella di Casimir, ma non è comunque utilizzabile. È stato provato proprio recentemente che nel momento in cui attivo questa energia del vuoto, che dovrebbe essere negativa, in qualche modo di nuovo la natura previene la formazione di un oggetto che possa funzionare con l'antigravità. Allora, supponendo però che anche questo sia possibile, il fisico Visser ha stimato che per un curigono di tarlo con diametro di un metro ci vorrebbe una quantità di energia negativa pari a quella della massa di Giove, che quindi anche qui è complicato. Alternativa sempre quella di un'altra energia negativa, cioè che produca antigravità in maniera da tenere allargato questo cunicolo, perché la gravità tenderebbe a farlo collassare, io devo mantenerlo allargato. E l'alternativa è appunto è cercare un altro tipo di energia negativa, ma anche se la trovo, il problema principale è quello di evitare la cosiddetta spaghettificazione quando entro dentro un buco nero, perché non solo c'è tutta la radiazione dei campi che vengono attratti dal buco nero, che potrebbero danneggiarmi,
ma anche il fatto che sono vicino a un buco nero. Allora, cosa succede? Un buco nero è come una cosa che risucchia qualsiasi cosa attorno, anche se non ce ne accorgiamo. Nel senso che faccio il mattone, il buco nero, c'è la paperella, se sto alla larga dal buco nero non mi succede nulla. Tant'è che dentro al centro della nostra galassia c'è un buco nero di 1 milione di masse solari. È un mostro tranquillo, nel senso che possono esistere anche pianeti, sistemi planetari agli intorni di un buco nero. Più ha masse, e più, cioè in qualche modo interagisce con la materia circostante, la fagocita, però se è un buco nero massiccio, ai torni del buco nero posso avere una vita tranquilla. Più mi avvicino e più vengo strizzato. Ci sono le cosiddette forze di marea che non posso evitare. E quindi qualsiasi buco nero che io riesca a allargare devo essere in grado di evitare tutto questo. Ora, a questo punto, arrivati appunto ad aver creato questo passaggio, questo ponte, come viene chiamato, di Einstein-Rosen, possibilmente aprendo un punto, un wormhole, bisogna anche creare la nostra macchina del tempo. E quindi cosa si fa sostanzialmente? In teoria si dovrebbe fare. So che il tempo è relativo, allora devo creare una dilatazione temporale tra il punto in cui sono e il punto in cui vorrei arrivare, quindi prendo un estremo. O lo metto in un acceleratore di particelle, immaginiamo che ci sarà un domani che possa accelerare la sua velocità, o lo devo mettere in un campo gravitazionale molto forte, cioè portarlo vicino alla stella di neutroni. E ce lo lascio lì per tutti gli anni in cui vorrei viaggiare nel passato. Fatto questo processo, devo rimorchiarmi l'altra estremità vicino alla stella di neutroni, cioè vicino al punto della Terra, in maniera tale di aprire questo varco temporale e poter viaggiare nel tempo in quei 8 anni che ho deciso, con cui ho tenuto attivo un'estremità della mia buco nero. Detto questo, si apre tutto un altro capitolo, che spero di essere breve, che fra un po', che è quello appunto, supponiamo che tutto questo sia possibile, ma noi siamo fatti di atomi, dovremmo passare in mezzo a singolarità, buchi neri, radiazione, dimensioni microscopiche, eccetera. Ecco, il tempo non esiste, cioè il viaggio nel tempo come concetto non esiste nella meccanica quantistica, cioè la fisica che spiega il mondo microscopico, però esistono delle possibilità di avere delle curve di tempo chiuse, anche in meccanica quantistica. Molti di voi avranno sentito parlare di universi paralleli, di multiversi, eccetera. Ecco, questi sono possibili grazie alla meccanica quantistica e grazie al principio di interminazione di Heisenberg di cui vi ho parlato prima. Cioè vuol dire che se il famoso gatto nella scatola di Schrödinger, che posso decidere se è morto o vivo solo nel momento in cui apro la scatola, in realtà, ammesso che ci sia un loop, cioè una linea di tempo chiuso anche in meccanica quantistica, io in teoria posso decidere di tornare nel mio passato e di scegliere uno dei possibili stati in cui potevo essere. Cioè il gatto può vivere sia nell'universo in cui è vivo, sia nell'universo in cui è morto. In questo modo, secondo il filosofo scienziato inglese David Deutsch, in qualche modo noi superiamo il discorso del paradosso del nonno. Perché in qualche modo io posso andare nel passato e scegliermi il passato dove posso addirittura incontrare una copia di me stessa. Questo però ha creato dei grossi problemi, alla fine si è visto che non funziona tanto bene, perché implicherebbe poi la non esistenza stessa del principio di interminazione di Heisenberg. E in più c'è anche il cosiddetto paradosso dell'informazione autoesistente, cioè supponiamo che un professore viaggi nel passato con una macchina del tempo, dica il segreto della macchina del tempo a uno studente, il quale poi la pubblica, il quale poi sarà il libro che la pubblica sulla rivista che il professore leggerà. Allora, dove è venuta fuori l'informazione? Non può essere, cioè, anche questo è legato anche al concetto di macchina perpetua. E c'è comunque il principio di conservazione dell'energia, quindi io non posso creare dal nulla l'informazione. Cioè non posso andare nel futuro o nel passato, caricarmi lingotti d'oro affinché io nel presente sia ricco, in sostanza, o nel futuro sia ricco. Da dove arrivano i lingotti d'oro? Allora, questo sostanzialmente viene in parte superato dalla meccanica quantistica con questo nuovo meccanismo che ha studiato Seth Lloyd, che si chiama delle linee di tempo chiuse teletrasportate con un meccanismo di post-selezione. Vi dico solo brevemente, perché non è neanche il mio campo di ricerca questo, che semplicemente vuol dire che il viaggiatore è costretto a viaggiare nel passato di cui ha memoria. Quindi non può scegliere il passato che è. Allora, però bisogna teletrasportarsi. Cos'è il teletrasporto? Allora, immaginiamo il nostro corpo
fatto di una persona, cioè è fatto almeno per una persona che pesa 50 kg di 10 alla 28 atomi. E che vuol dire che l'informazione per ogni atomo è circa 100 bit, informazione per informazione intendo il tipo di atomo e la posizione relativa tra di loro. Quindi informazioni da acquisire, trasferire e applicare sono 10 alla 30 bit, ma per processare e trasferirlo ci vorrebbe un'età pari a 200 volte l'età dell'universo. Quindi questo non è possibile trasferirci. Oggigiorno, tra 5 anni si spera di avere i cosiddetti computer quantistici che faciliteranno molto, velocizzeranno molto il processamento dei dati, perché attualmente il limite è che è difficile scomporre per un computer 360 nei suoi fattori, per esempio, no? Un numero nei suoi fattori, però è facile comporre dai fattori al numero finale, sostanzialmente. Va bene, andiamo oltre. Il teletrasporto quantistico, tuttavia, è basato su un principio, una proprietà caratteristica dei sistemi microscopici che è detta entanglement. Ora, brevemente, anche qui l'entanglement è, innanzitutto, quando si parla di teletrasporto quantistico basato sull'entanglement, l'obiettivo è quello di ricostruire lo stato completo di un oggetto su un altro oggetto. Quindi quello che si ha è il trasporto di informazioni e non il trasporto di materia, questo sia ben chiaro. Cioè la copia originale viene distrutta per ricrearne un'altra da un'altra parte. L'entanglement sostanzialmente, come dicevo, è una proprietà caratteristica dei sistemi microscopici. Se io ho uno stato di particelle legato A più B, in qualche modo, che io non conosco come legato A più B, se lo separo, misurare lo stato A automaticamente equivale a determinare lo stato B, nonostante la separazione spaziale tra di loro. Quindi è una proprietà non locale. E ovviamente questo disturbava molto Einstein, perché voleva dire come trasmettere i segnali a velocità della luce. In realtà vediamo che non è proprio così. Comunque, e quindi questo è importante, la caratteristica essenziale che in qualche modo il sistema macroscopico ricorda a memoria del suo istante iniziale, per cui se anche lo separo, misurarne una parte vuol dire determinarne le caratteristiche dell'altra parte in maniera automatica, anche se non sono fisicamente vicini. Quindi vediamo un po' come funziona l'entanglement. Innanzitutto immaginiamo di avere Alice, dispone di due libri e vuole fare in modo che il suo amico Bob ne abbia una coppia identica. Alice non ha letto i libri, ok? Non sa, perché questo vuol dire che Alice, se ha uno stato microscopico quantistico, non lo può conoscere, perché nel momento in cui lo conosce lo distruggerebbe, cioè farebbe qualcosa, altererebbe già la misura. Quindi Alice ha questo libro e vuole trasmettere una copia a Bob. Per trasmetterlo è necessario, e in questo modo funziona il teletrasporto, che sia Alice che Bob abbiano in qualche modo un canale quantistico, cioè una sorgente di particelle intrecciate, le stesse di cui è fatto il libro, per esempio. Quindi devono avere questo legame. Allora, Alice unisce il suo sistema a quello del canale quantistico, crea uno stato, diciamo, A più C. Risultato di Alice fa una misura, risultato di Alice è uno dei due possibili libri. Okay? Automaticamente, per effetto dell'entanglement, per effetto del fatto che Alice e Bob sono legati tra di loro da una sorgente entanglement, Bob conosce il risultato correlato, Alice comunica a Bob il suo risultato, e qui subentra il fatto che è un canale classico, quindi non viaggia alla velocità della luce questa comunicazione, e a quel punto Bob dalle informazioni di Alice, sapendo che il suo sistema era correlato in maniera entanglement primo, ricostruisce il libro che Alice voleva trasportarlo. In questo processo il libro che era da parte di Alice viene completamente distrutto e viene ricreato da Bob. Ok, quindi esistono altri modi per teletrasportarci oltre questo? Ovviamente qui andiamo per ora nel regno, dobbiamo innanzitutto, se abbiamo detto che qualsiasi spostamento implica uno spostamento nello spazio-tempo, esistono altre soluzioni delle equazioni di campo di Einstein, quelle dei famosi motori a curvatura di Strattrek, ok? Anche queste sono soluzioni non fisiche da un certo punto di vista, che per ora non sono soluzioni stabili, ma comunque, anche se fosse possibile, richiederebbe un'avanzata, diciamo,
tecnologia per la navigazione spaziale, di cui non siamo, un argomento molto complicato di cui non siamo, diciamo, non siamo pronti. Probabilmente bisognerebbe avere un motore antimateria per gestire l'enormità delle distanze dello spazio nel tempo. Ecco, spero di avervi, di quello che emerge, come dicevo prima, che per avere una completa idea di cosa sia la natura del tempo, oggigiorno dobbiamo avere una teoria completa, la teoria unificata, che spieghi il mondo del macrocosmo col microcosmo. Quindi, ovviamente, questo non ci riusciamo a farlo, perché la teoria relatività generale è fatta in un altro modo, la meccanica quantistica è fatta in un altro, tutte e due le teorie sono ampiamente sperimentate, anche l'entanglement, il teletrasporto quantistico è stato provato, la proprietà la non località della meccanica quantistica è stata ampiamente provata in numerosissimi esperimenti. Quindi in realtà non abbiamo un modo di conciliare il microcosmo col macrocosmo. Quindi per ora quello che possiamo dire è che i compensatori di Heisenberg introdotti in Star Trek non ci sono, perché ovviamente Star Trek non poteva dire che esisteva, quindi introdotto, non poteva violare il principio di Heisenberg, però si sono introdotti, hanno usato questa terminologia, i compensatori di Heisenberg, appunto per poter trasportare. Non ci sono. Tutte queste tematiche sono ovviamente oggetto di questa serie di conferenze. Siamo alla seconda che si tengono a Torino, dedicate ai viaggi nel tempo, alle macchine del tempo. Come spero abbiate capito, è un argomento molto complesso che richiede diverse expertise, dalla matematica alla fisica, all'astrofisica, alla meccanica quantistica, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista sperimentale. Per questo è nata questa iniziativa, che si propone di organizzare nel futuro ulteriori conferenze, con un approccio anche filosofico, artistico, perché il tema del tempo, come abbiamo visto, è abbastanza ampio. E sostanzialmente cercheremo di rifarlo ogni volta che c'è una ricorrenza speciale. Quest'anno erano i 100 anni della relatività e l'anno internazionale della luce. Non l'abbiamo fatto per Back to the Future, perché come sapete nel 15 ottobre 2015, era il 15 ottobre se non sbaglio, o il 12 ottobre 2015 c'era la macchina, il secondo Back to the Future, eccetera, eccetera. L'unica cosa che posso dirvi, speriamo di riuscire in tempo, magari, cioè, io quello che penso è sempre questo, un po' la penso come Feynman, cioè quando diceva che uno scienziato, un creativo con la camicia di forza. Bisogna essere molto creativi, soprattutto, però purtroppo non bisogna, abbiamo dei gradi di libertà limitati. E quindi spero che questa cosa, cioè, sia un po' chiaro qual è un po' il concetto del tempo, come si fa a manipolare il tempo. Probabilmente ci riusciremo, chi lo sa, cioè quando Galileo ha puntato la prima volta il cannocchiale sulla Luna o ha visto i satelliti di Giove, certo, o la Via Lattea, insomma, per lui è stata una grande sorpresa, ma più pensava che saremmo potuti arrivare sulla Luna, eppure ci siamo arrivati, cioè abbiamo volato, quindi chi lo sa, vedremo nel futuro. Grazie dell'attenzione. Thank you.